Allora, signori, cosa, bentornati. Devo aggiornarvi su un paio di eventi. Alcuni di voi potrebbero notare una discrepanza col finale della scorsa puntata, e questa discrepanza è dovuta al fatto che probabilmente non so leggere, a quanto pare. Mi ero dimenticato di fare un focus. C'era anche scritto nella guida qui che vi danno, quelli nelle path guide, no? C'era scritto di fare questo focus qua, altrimenti Von Hepp, quando poi scopriva la Mittelafrica, veniva detronizzato. E la cosa non mi è piaciuta affatto, quindi ho dovuto ricaricare, ho fatto alcune cose differenti, ho preso quel focus lì. Ora abbiamo una nuova bandiera, un nuovo nome, e non verremo detronizzati quando scoppia la Mittelafrica. Cos'è successo però anche? È successo che questa guerra qua è scoppiata in ritardo di 3-4 mesi rispetto al vecchio salvataggio, quindi ho fatto un pochino più di focus, però alla fine dei conti adesso la Mittelafrica è ancora in piedi, adesso scoppierà a breve, nel giro di un mesetto al massimo, e basta, alla fine è cambiato quello, qualche focus in più, un paio di truppe in più che ho schiacciato questi qua più velocemente perché sapevo dove spawnavano e li ho cerchiati con la cavalleria, abbiamo vinto, basta, cioè per il resto è abbastanza uguale. Quindi tant'è, riprendiamo, che di roba da fare ce n'è ancora un pochino, non solo la guerra civile, e... Ma sì, mettiamoci anche questo 10% di breakthrough. Allora, velocemente andiamo là sotto a Leopoldville. Qui invece difendiamo con la fanterie. Non vedo qui sotto. Ecco, qui sotto magari questi due quelli avevo distaccati per venire qui. Però alla fine dei conti sapete che roba. Qui cerco di gestirmeli un po' a mano per vedere dove mandarli. Ma l'importante ora è far fuori Leopoldville velocemente, per via del fatto che hanno l'accesso al mare. Mi darebbe un po' fastidio non avere... Allora, questo qua si è un po' sfondato, andate via così, tu entra di qui. Io ho già capito che tu vuoi andare a nord, lascia perdere, stai così, che va bene già così. Qua vedo gente che avanza, tanto i nostri arriveranno qui senza organizzazione, non la cavalleria, perché andando in treno. L'importante qua è solo capitolargli la capitale. Una volta presa quella, probabilmente non hanno uomini, non hanno altre città. Beh, no, un cazzo, guardate qua, hanno un sacco di città, Boma, Matadi. E lì è un casino, perché se si arroccano su quelle due città di merda che hanno, è riperoni. E adesso riusciamo col cavallo ad andare prima di là dal fiume. Beh, riusciamo sicuramente se lo cerchio. Il ragazzo lì fa... Ah, sta tornando indietro? Ma l'ha capita che stiamo andando per la situa. Li abbiamo pinnati e accerchiati. Oh. Eccoci qua, ragazzi miei. Un sacco di gente ha segnato White Peace con noi. È partita qualche altra guerra e siamo di nuovo allo stesso punto dove eravamo prima. Altro, li ha un po' ridimensionati di nuovo, giusto? Sì. Ha ridimensionato anche me. Perché mi ha spostato due truppe qua? Perché erano dove non dovevano stare. Cioè, tipo nei loro territori. Di quella... Ah, ok. Sono spariti. Vabbè, non mi lamento. Di qua sotto invece sono ancora qui a fare il cazzo che voglio. Allora, quella lì la prendo. Qui non so... Ah, qui gli ha teletrasportato via... Ah, figli di puttana. Gli ha teletrasportato via la divisione. Però non questa, quindi buono così. Collasso del Mittelafrica. Vabbè. Io vado avanti. Adesso qua tutti si dichiarano guerra. Inizia... Come fa? Scusatemi, l'unione mineraria è l'unica che non ho toccato, l'unica. Ed è l'unica che sta in piedi, cioè che sta morendo. Gli altri tutti così, però vabbè. Leopoldville è andata giù, ora i cavalli si stanno spostando qua verso i minatori, gran parte sono già arrivati, io sapete cosa vi dico direttamente. Sto direttamente sulla capitale con questo cavallo qua, perché secondo me non... un fuoco di paglia pure questi qua insieme alle Leopoldville. Gli unici problematici sono quelli del Congo, perché hanno i core. Comunque una gliel'abbiamo cerchiata. Qui stiamo pushando per andare direttamente alla capitale, a quanto pare. Vediamo dove riusciamo a tagliare. Io prendo la capitale, poi giro su di loro. No, c'è gente alla capitale. Allora sai che roba, proviamo a girare direttamente qua. Non so se è una grande mossa, onestamente non penso, però magari sì. Questo 62 riesce a fare qualcosa. Qui lo stiamo già pushando e lui sta già esplodendo. Qua l'unica cosa che devo fare è essere veloce. Prendere più tile possibili. E sapergli, gli ho fatto fare giro giro. Guarda sti pezzi di merda. A me non frega niente se vanno a sud, perché onestamente lì non hanno core. Quindi la parte che interessa prendere è quella a nord. Però American Union State è andato giù, ho visto. Ok, lì abbiamo visto gente che entra. Perfetto, questo qua.
In fact, forse arrivi prima di qui. E qua vedo che abbiamo problemini con quella cavalleria. Qua fa tutto schifo perché comunque... Allora, voi due andate a dare una mano qua. E io qua vado a farmi i giretti miei. Comunque... Oh, sono positivo che finisca molto breve. Non vi faccio vedere neanche la caduta di questa qua perché comunque sì, c'è veramente poco da... da vedere. C'è solo da tagliare sti imbecilli. Guarda, quasi quasi gli faccio tagliare quello che vogliono, tutto quello che gli serve, e poi dopo provo con la cavalleria a ritagliarli qua sopra appena finiamo di girare. Grandi eroi i cavalli. Viene giù la capitale, vengono giù anche i criccosi. Ci prendiamo l'ultima situa, completiamo e andiamo a casa. Vediamo se ci arriva l'evento, ma tanto meglio che so che arrivi. Sarà qualcosa tipo... Ah, ok. Ah, c'era quel focus qui che io non ho cagato prima. What the fuck? Ho buttato nel cesso tutto il tempo della guerra. E vabbè. Niente, buona signori, allora. Facciamo che sì, tutti gli uomini devono servire in questa grande crisi. In 14 giorni arrivano 10.000 uomini. Spero di non essermi bruciato il focus. Ah, non credo. Oh, comunque, la guerra civile, anche se il gioco non è ancora registrata, è stata vinta, ok? È stata vinta. E adesso, breve, vedremo... Ho di nuovo tutte le mie fabbriche. No, figa, perché solo 5? Perché ho solo 5 fabbriche? Ne avevo 10, come demobilita l'economia, lascia perdere. Ah, è andato in war economy in automatico prima. Ma che si fa a vedere? No, sono full... Dai, fe, mi hanno defraudato delle mie civili. Sono stato defraudato, non ne avevo solo 5, ne avevo 10, 10.000 pezzi di merda, adesso le ricostruisco. Dite che oggi non me ne va bene una, ho dovuto ricaricare e stallare la guerra perché sennò non mi toglieva dei national focus veramente negativi che ci sono lì in fondo, quindi ho dovuto fare tutto il ramo, piano piano, bla bla. E GG, buono, a posto. Quindi, e ho dimenticato anche un'altra cosa, ma lo facciamo dopo questo evento. Allora, l'ordine coloniale rimane. Dopo lo scioccante ritorno di Von Epp al Congo, a seguito della caduta della Mittelafrica, il governo tedesco sembrava essere una cosa che non sarebbe successa. Abbiamo combattuto dure battaglie e abbiamo vinto. Ora la mano del Kaiser regna sul Congo e finalmente ha una buona presa senza in mezzo ai coglioni gli altri. Ci aggiunge... Post Devastation War, che fa veramente schifo, lo sapete, ma tanto ormai ci siamo abituati e dovrebbe bypassare anche... Ok, boh, eccolo qua. Dovrebbe scendere di qua. Ovviamente noi cosa faremo? Reclameremo la Mittelafrica per il vero Kaiser? Oppure per Von Epp? Ma, non ve lo anticipo, ma tanto più o meno. Sapete com'è che è la storia. A parte la fazienda qua, io ho saltato un altro evento che adesso, vediamo qua, dovrebbe popparvi a schermo in qualche maniera, che era l'evento che ci ha fatto diventare, aspettate prima di farlo poppare, era quell'evento qua che però si apriva facendo questo qui, ok? The Fate of the Black Heart of Mittelafrica è l'evento, abbastanza lungo, ve lo leggo perché dà contesto. Sotto il governo del nuovo governatore generale Franz Ritter von Epp, il Deutsch Kongo è stato trasformato in un bastione dell'influenza del Kaiser in Africa, proteggendo il cuore nero del continente dalle forze decadenti e ingenue che per decenni hanno tentato di domare queste terre selvagge. I Flandro-Valloni, incapaci di gestire questo paradiso primordiale caotico, hanno perso il mandato di governare il Congo a favore della nostra amministrazione più competente. Sì, ci diamo pacche sulle spalle da solo. Tuttavia, con il regime di Epp ormai consolidato, è necessario decidere il futuro di questo Eden. La regione è stata a lungo un focolaio di separatismo, anticolonialismo e disordini tra i vari gruppi nativi e colonizzatori. Sconvolgere questo status quo equilibrato sarebbe rischioso per il nostro nuovo regime. Alcuni ministeri e generali cauti suggeriscono di mantenere l'attuale assetto, continuando a governare il Congo sotto il nuovo regime del Congo Free State, conservando l'autonomia e accettando il co-governato nominale con i Flandro Valloni. Invece, i lealisti più ferventi, monarchici e ministri impegnati nel nostro campo propongono di integrare il Congo nella più ampia megacolonia della Mittelafrica, unendo Leopoldville con Dar es Salaam sotto la croce di ferro del Kaiserreich. Terzo campo, sostenuto dallo stesso Von Epp, propone una via di mezzo,
abbandonare il dominio condiviso dei Flandro-Valloni e creare un nuovo stato afro-tedesco, un Deutscher Zentralafrinischer Staat autonomo e unificato con Von Epp come Statthalter, cioè colui che detiene lo stato, immagino sia. Questo nuovo stato rappresenterebbe un gioiello della corona germanizzata, introducendo la cultura e il governo tedeschi, pur mantenendo un'identità distinta dalla più ampia Mittelafrica. Qualunque sia la tua scelta, il futuro del Congo sarà deciso dal Kaiser, mentre il cuore oscuro dell'Africa cadrà sotto l'aquila di ferro del Reich e bla bla bla, sapete dove siamo arrivati. Buono. Così che abbiamo recuperato tutte queste faccende, ora c'è da decidere solamente che direzione prendere. Bypass, no, è bypass. Lo stato del regno con i tedeschi che hanno riaffermato il loro governo sul Congo, adesso ci sono decisioni da prendere, bla 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 bla, cioè le giuste cose qua lo vedrete nel prossimo spezzone che già sto andando lunghissimo. Quale sarà il futuro del Congo tedesco? Con la Mittelafrica nel caos più totale, Franz Ritter von Epp torna eroicamente a Leopoldville e assume il comando dell'amministrazione locale che è sopravvissuta al crollo. Voglio solo ricordare che non si chiama più Leopoldville, ma è Nuova Williamsburg, ma tant'è. Ora che il Congo è completamente sotto controllo, Von Epp deve decidere il destino di questo gioiello riconquistato dell'Africa. Sebbene abbia giurato fedeltà al Kaiser e all'impero tedesco, i fallimenti dell'impero morente lo hanno scosso, mettendo in discussione la sua lealtà. Von Epp potrebbe riaffermare la sua fedeltà a Berlino, notificando al Kaiser che il Congo è di nuovo in mani tedesche. Potrebbe scegliere di rafforzare il Congo o persino intraprendere una crociata per riconquistare le terre della Mittelafrica e ripristinare il vecchio ordine coloniale, guadagnando onori e ricompense dai Kaiser. Tuttavia, Von Epp potrebbe anche voltare le spalle a Berlino e proseguire le proprie ambizioni, riconquistando le terre della Mittelafrica per sé e per i suoi fedeli alleati. Questa scelta gli permetterebbe di costruire un nuovo futuro in Africa, l'ultima grande frontiera del mondo. È la decisione nelle mani di Von Epp. Riaccendere un impero morente, accettare la realtà dell'Africa post-crollo o proseguire il proprio destino e le antiche glorie germaniche per il bene dei tedeschi rimasti nel continente nero. La cosa più bella di tutte queste scelte qua è: dobbiamo accettarlo, siamo fottuti, scavati, cerchiamo di tenere a tutti i costi. No, 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 ragazzi. Noi spingeremo per le ambizioni di Epp e andremo oltre. Oltre. Le ambizioni tedesche. Ragazzi, qui si va balls deep o si va a casa. Mettiamo in piedi il nuovo regno. Si va per il nuovo Holy Roman Empire, Holy African Empire. H-A-E. Inizia anche H-R-E. E via! Così mettiamo la musica, che sennò è triste quella faccenda. E via così! Vi risparmio un paio di eventini, il primo verso Guglielmo in Germania, che ha avuto un aneurisma quando ha saputo che non siamo più suoi amici e che l'Africa non è più di suo interesse, e la seconda del papato, che invece è felicissimo lui di quello che stiamo facendo qua, di quello che vogliamo creare, ha detto che firmerà tutte le carte, ci manda gli aiuti, siamo legittimi 100%, qualsiasi cosa facciamo, è stupenda questa cosa. Invece vi beccate questi altri due eventi, il collegio dei principi elettori e l'aristocrazia mista. Il primo. Con il consolidamento del regime di Von Epp in Congo, il leader ha dichiarato l'intenzione di nominare nuovi principi elettori, creando un collegio elettorale per votare un nuovo imperatore. Von Epp ha selezionato con attenzione i lealisti ed alleati, assegnando loro voti e territori. Tra i nominati ci sono figure di spicco come Wegelein, Kai-Uwe von Hassel, Josef Terboven, oltre a altri leader come Alexander Duala Mangabelle e Moïse Tshombe, immagino locali. Ha incluso veterani della Force Publique e alcune città sono diventate città libere per non farci mancare nulla dei vecchi tempi. Anche nuovi vescovati cattolici sono stati creati. Questi elettori aiuteranno a portare civiltà e cattolicesimo in Africa e voteranno per il nuovo imperatore del Congo. Poi, Von Epp ha creato un'aristocrazia mista per garantire la sopravvivenza del governo nel continente nero. Rabonzi bonzi bo. Nonostante il disprezzo razziale, ha nominato capi supremi africani, sia germanizzati che tradizionali, come elettori nel sistema imperiale. Questi capi sono essenziali per la stabilità del regime, poiché i coloniali europei sono in minoranza. Collaborare con i capi africani è necessario per mantenere il potere e contrastare i sentimenti rivoluzionari panafricani. La serie, dategli qualcosina che almeno stanno buoni.
Anche se alcuni diritti sono stati concessi agli aristocratici africani, la maggior parte della popolazione rimane di seconda classe. Questo compromesso è cruciale per la durata del nuovo impero. E dulcis in fundo, fatto quello, fatto quell'altro, abbiamo quindi l'elezione del nostro nuovo imperatore. In breve, Von Epa ha indetto una nuova dieta imperiale a Leopoldville, anche se non si chiama più Leopoldville, ma va bene, per eleggere il primo imperatore del nuovo Reich. Il candidato favorito è il principe ereditario Rupert di Baviera, sostenuto da Von Epp per la sua esperienza e amicizia. Un gruppo di ex coloniali belgi propone invece il giovane principe Baduin, facile da controllare. Altri candidati includono Alexander Duala Mangabal, Herman Fögelein, Hans Frank e poi anche lo stesso Epp. L'elezione è cruciale per l'immagine e la legittimità del nuovo impero africano, con il futuro imperatore destinato a essere un simbolo di stabilità mentre Epp continuerà a gestire il potere. Qui, non vedo un cazzo perché, vediamo se riusciamo, ok, ecco qua, Bavaria, un congolese per la situa, mettiamo su Epp, i belgi, gli alleati, possiamo darlo a coso, possiamo darli a Fögelein, no, va bene. Io per il meme, sono tutte, sarebbero tutte belle scelte secondo me, onestamente tutte belle, però siamo qui per Epp. Epp ha fatto quello che andava fatto e Epp sarà l'uomo che siederà al trono. Vai, Von Epp, eccolo qua, via il berrettino da guerriero, su la veste celebrativa. Ed ora, signori, finalmente si conclude quindi l'apice della situa. Usciamo fuori dal cuore nero dell'Africa e se mangiamo tutto quello che capita. Abbiamo Annex War Gold su 61 nazioni e Core sulla Gold Coast. Non so adesso bene lì dove si andrà a finire, però ci sarà un buon picchiarsi. Che dire, la guerra è scoppiata in Europa, il Kaiser ha altri cazzi da gestire, noi velocemente scopriamo i diamanti, andiamo a prenderci quello che possiamo prenderci qui e facciamo fuori tutte queste nazioncine qui a ovest, così almeno abbiamo l'accesso al mare. Qua perché non le... immagino che non ci fosse abbastanza energia per finire quei due punti lì. Ecco qua, buono, perfetto. Niente di troppo difficile in verità, questo è più un aggiornamento veloce, perché tanto come vedete non è che siano delle grandi truppe avversarie al momento. L'osso duro sarà Göring probabilmente e non so chi altro, ma vedremo di gestire tutta la faccenda. Porto Gentile e poi, anzi Porto Gentile e poi a Tachibanga. Nome belli. Qua abbiamo ancora truppe perché sono caduti mentre conquistavano, no? Ho attaccato anche qui a nord, adesso stiamo rushando, vediamo se ce la faccio, stiamo rushando lì, ma sì, ce la dovremmo fare easy peasy lemon squeeze. Il Deutsch Zentralafrika per adesso non ancora HK e si sta espandendo rapidamente, ma non così rapidamente. No, in verità, è easy peasy lemon squeeze. Poi andremo forse qui sulla costa, probabilmente, e poi scenderò a sud. Lago Ringhe vorrei attaccare subito, ma mi sono accorto che questo qua è tutto impassabile. Ok, è tutto un lago gigante, quindi devo passare prima da qui oppure andare qui sotto. E tanto vale finire fuori almeno un lato e averlo libero. Buono, il nord-ovest è pulito, diciamo, so che c'è la Spagna. Però alla fine mi ha detto di riprendere i territori della Mittelafrica, quindi la Mittelafrica non aveva quella roba lì della Spagna. Quindi, secondo me siamo più o meno nel posto giusto, il momento giusto. Adesso ho attaccato qui sotto loro, che si stavano tra l'altro facendo la guerra per gli affaracci loro. A me frega poco il cazzo, pinniamo gente che si sposta. Colonial Trinity, lol. Questo qua sarà in difesa. Ok, abbiamo preso la capitale. Non so qua quanto andranno avanti. Ne hanno una sulle montagne. Giustamente, vuoi che i bastardi non abbiano tipo fortificato un sacco sulle montagne? Vuoi che non l'abbiano fatto? E infatti l'hanno fatto. Vabbè. Dovrebbe volerci molto qua adesso per entrare nella schiena anche Gianfranchi. Vediamo. Cavallino qua nelle paludi. Nelle famose paludi che io non conosco. Sull'India capitolata. Sì, nel Katanga hanno bruciato un workshop, ci sta, qui siamo arrivati fin qui dentro, nice, ci vorrà, qui, il brutto è che qui, oh no no, ferma un giro, no no, qui in mezzo, se tutto è pinnato questo riesce a camminare, ma non è la capitale, però riusciamo a tagliare fuori quelli là, no, se tutto è pinnato è una cazzo di parola grossa, stai qua te, non andare in giro a fare lo scemo. Ah, già che c'è anche il sud qui da... Ma ci pensa la cavalleria adesso. Comunque, tant'è, vi ho informato, siamo andati anche a sud. Prossimo giro probabilmente vado diretto per la Goringhia. Probabilmente vado diretto per la Goringhia, senza passare da qua sopra Uganda, eccetera, eccetera. Vado sopra qui e GG.
Purtroppo sono arrivato un po' lento sulla Goringhi, è riuscito a mangiarsi... Erano tutti sui puppet, non me ne ero accorto fossero sui puppet, e adesso è diventato uno stato abbastanza grosso. Per fortuna, però, dall'altra parte ha dichiarato guerra... Ah, guarda cosa è arrivato! Ha dichiarato guerra anche al Kenya, quindi è in guerra su due fronti, Uganda-Kenya, e adesso noi apriamo il terzo, tra due giorni, almeno immagino. Spero pushino loro, eccolo qua. Onestamente spero pushino loro. Purtroppo non abbiamo spie per adesso. Pian piano, mi ero dimenticato di farle. Adesso le tiriamo su e vediamo cosa viene fuori. Per il resto, sapete che non saprei dove sbattere la testa. Prima andare. Ah, sì, no, dai, facciamo le logistics. Non abbiamo un'idea di quanti siano loro e dove siano. Quello che posso tentare forse è un attacco qua con la cavalleria. Vediamo un attimino come si mette. A nord, proviamo a passare da nord. Madagascar, non mi ricordo se faceva parte del Rice Pact. Penso di sì, quindi tutto che il cazzo. Se vuoi combattere contro la Goringhi ci combatti. Ma tra l'altro noi vediamo contro chi è che siamo in guerra. Dove era il menu quello? Penso solo contro la Goringhi comunque. Sì, esatto, di lei. C'è il push, visto che i cavalli sono umore alto, gli do anche il breakthrough, magari viene buono. Proteggiamo l'Uganda. Gnari, proteggiamo l'Uganda di fianco. Ok, siamo riusciti ad entrare. Questo 93 è perfetto. Ancora non abbiamo intel su di loro. A breve dovrebbe arrivare una spia, già che ci siamo facciamo pure questo, che tanto non è la vita brutta. Siamo dentro. Ora loro qui non hanno... E com'è che... Allora, il supply tecnicamente c'è quello. E poi... Penso al cazzo qua. È per questo che stiamo vincendo. Oppure vedo male io. No, l'altro supply ce l'hanno qui in fondo. Quindi tecnicamente se prendiamo qua ci inchiappettiamo delle fabbriche. C'è modo vero di passare qui in mezzo, no? Bisogna per forza passare da sotto. E allora andiamo sotto con l'attacco. Fuori. E gli zebedei. Bello, bello questo qua, bello. Non mi ricordo già più dove cazzo stava il supply hub. Ok, perfetto. Vediamo se la nostra cavalleria riesce a... Ah no, si sta addormentando la nostra cavalleria. Guarda qua. Pinnate... Teneteli tutti pinnati, belli di papà, che qua, se no succede il patatracche. Le patatracche, non è bello. Le patatracche. Che cazzo stai andando? Io devo girare e tornare di là. Madonna mia, le bestemmie. Vediamo se riusciamo a reagire più veloci di loro. Buono il fatto che stiano attaccando contrattaccando, vuol dire che perdono il doppio della situa. Gianfranco sta andando giù, io vado a sud, qui si stanno muovendo, ma non mi pare che non vedo niente. Non vediamo, non sappiamo. Ah, tra l'altro abbiamo anche gli aeroplani qui in alto, quindi tecnicamente quello lì è ottimo. Prova a pusharli, Gianfranco. Qua uno non riesce a pushare quello. Dai una mano a questi qua sopra allora a sto punto. Qui stiamo fiumando dentro. Diamogli una mano per allargare qua la situa. Loro stanno... Ok, forse riusciamo a prenderci quello e lo perdono. Ottimo così. Ottimo. Ottimerrimo. Dai che la Goringhi con il nostro assalto iniziale ha preso una bella botta. Se continuiamo ad arrassare, a saltargli addosso. Perché comunque ho messo anche guerra di movimento qua. Abbiamo un 10% di velocità? No, cazzo, un 5%. Vabbè, guerra di vomivento. Sì, non arriveremo là in fondo, però almeno qua ci siamo arrivati. Non lo so, ok, abbiamo visione. A me pare sia una merda, quindi faccio forse un attacco qua e GG. Ma buono, magari è meglio di quello che mi aspettavo. Mettiamo in produzione i treni e via, 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 andare veloce. Fuori dai coglioni, che sennò qua siamo qua un mese, tutto sui treni. Tutto abbastanza sciallo, se non fosse che si è liberata sta tangica di figa e mi ha rubato i territori che io avevo liberato ed è entrata nel patto contro Göring, che dovremmo picchiare a un certo punto, ma non ho una marina, quindi questa cosa sarà veramente lunga, perché fino adesso abbiamo avuto che roba, secondo voi? Un porto. Abbiamo almeno delle navi. No, non sappiamo neanche cosa sono le navi. Cristo santo. Bene, io spero che Göring ce le abbia delle navi, perché se no io veramente mi metto le mani nei pochi capelli che mi rimangono e non lo so, mi uccido. Vai, veloci, 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 andare là sopra. Tutto qua lo sto mandando un po'. Ho cercato di lasciare Dar Her Salam, vedere se riusciamo a fare qualcosa. No, questo qui sta passando da dietro, anche se credo che siano... Sì, no, sono tre regioni separate, quindi questo qua prende quel posto qui. Siamo belli che a posto, adesso qua...
Dicio difendi e basta, perché stanno arrivando i tipi tosti di... Cos'è sto schifo? Beh, sistemo comunque... Quasi quasi... Era bello se Göring se lo rimangiasse, no? Così poi posso di nuovo? Sembra che in Europa il Reichspakt stia vincendo pesantemente. Io adesso voglio vedere la chiusura di quella cosa qua. Tanto stiamo limitando sempre di più i nativi. Voglio vedere la chiusura di quella roba qua e un attimino come siamo messi, perché davvero mi manca la flotta per invadere il Madagascar. E il gioco non è che ha messo dei focus per farti fare la flotta, stranamente. Com'è che pretendono che tu li prenda? Tenga anche in Cina. Ok, dovrebbe essere caduto. Ok, perfetto. Mi piglio tutto. Tutto mio, tutto mio. La marina, ce l'hai, Göring? Madonna mia. C'è mica troppa roba che mi ha dato, conferma and exit. Allora, Deutsch-Zentrafrica è così. Non credo sia finita qua la sito da poter andare per l'ultimo, che è poi il mio obiettivo finale. No, devo controllare. Vabbè, dobbiamo riprendere ancora il Kenya, eccetera, e l'Uganda. Vedete, qui c'è stato lo sfondone in questo senso qua. E anche qui non sono messi bene, perché il Flanders Wallonia, il Belgio, è spawnato dentro nel Galles, lì dentro. Qui sono ancora invece un pochino fermi. Niente, cerco velocemente di ripigliarmi anche questi. Scendere qui in Namibiland. Anche se... Che flotta è che abbiamo ereditato? Wow. Non mica troppe. La cosa brutta è che non abbiamo neanche le ricerche. Io adesso le devo fare, questa qui delle navi, perché non abbiamo neanche i cannoni. Non possiamo metterci niente su ste navi qua. Ok? Quindi non posso neanche fittarle e dire, ah, adesso le mando. No, o mando lì delle navi vuote senza nulla, col motore e basta, se dovessi farlo. E sarebbe una merda. Quindi completo qua. Siamo stralunghi. Completo qui e poi do un paio di botte anche qua sotto. E speriamo in Dio, signora Croce. Per un attimo mi sono cagato in mano di dover far guerra a tutta l'intesa, andare fino in Canada. Però quando attaccate la Omai che c'è qua, se vincete fast vi dà la White Peace, potete tenervelo con loro. Non sono sicuro della scelta che ho preso, perché comunque sia avrei vinto tranquillamente anche qua nelle colonie portoghesi, mi sarei preso la Rhodesia eccetera eccetera per avere dei confini più belli. Però magari il tempo è quello che è, quindi accetto la pace bianca e chiudo qua. Stavo pensando quasi di fare una terza puntata, ma tanto so che poi non va bene, quindi... Meglio tentarla così. Adesso uccidiamo anche questi qua. Finalmente posso arrivare. Prendiamo anche Ashanti. Qui sono riuscito a fare un'invasione, a prendere l'isoletta che mi dà un po' la testa di ponte. Adesso si spera di arrivare in Madagascar. Poi ci sarà da fare l'invasione per prendere questo. Però diciamo che è fattibile, voglio dire. Piano piano ci si arriva. Io e Gnari sono completamente devastato. Siamo nel 42. Vilkrieg è già finito. Non si sono spartiti i leoni. Tra l'altro, guardate Russian Empire come le sta prendendo dal barone. Mi sa che è quello pazzo. Sì, però non è neanche full potenza. È quello ferito. Va bene. Detto ciò, sto invadendo per la prima volta, cosa che non ho mai fatto nella mia vita, con le cose qua, le Floating Harbor. Spero funzioni la faccenda. Ho sputato che qui non hanno truppe. Non ho cazzi, veramente. Zero ID, ok? Tecnicamente dovrebbero dargli supply. Allora, perché sono sbarcato qua? Perché è vicino alla capitale, che è l'unico hub. Non abbiamo il porto, ovviamente. Non abbiamo il porto. Vediamo se possiamo entrare con la cavalleria così. Ok, sì, li fa joinare. Il punto è, prendo la capitale velocissimevolmente. E quella dovrebbe darci i supply che vogliamo. Abbiamo gli aerei. Ci siamo capiti, no? Io spero che l'Arbor dia quello che deve dare. Inoltre, ho anche altre invasioni pronte alla cazzo di cane come diversivo. No, non li fa arrivare la cavalleria, fa arrivare un cazzo, quindi siamo noi che siamo sbarcati. Non il massimo. Vediamo se abbiamo distratto abbastanza gente che adesso viene qui da poterci far sbarcare là dietro. Sarebbe male. Provo lo sbarco, vediamo. Beh, o tutto o niente, tra l'altro. Stupenda, no? Come idea la mia. Andiamo, vediamo. Potrebbe andare bene, ma potrebbe andare estremamente di merda. A parte lui che vieni qua da dietro. Bisogna allargarci, dai. Ok. Qui basta un cavallo. Se gli prende la capitale, c'è l'hub dei supply, dovrebbe essere a posto. Là stanno arrivando, faccio partire anche... No, l'altra qua, che cazzo è? Una qua, stessa roba. Anche loro vogliono andare a riprendersi la capitale, li pinno, non glielo permettiamo. Volendo qui sotto, abbiamo i supply, volendo qui sotto c'è le nostre meccanizzate. Non fanno... Attenzione! Contro due di loro, sì, Verdino, non lo so. Vediamo, diamo il supporto sul fianco. I ragazzi là pensavo avessero spostato più troppo, non ce l'hanno fatta. Abbiamo l'aeroporto. Quanti sono sto aeroporto? 400 cas. Ce li ho.
1, 2, 3, 4. Vai. Cassate il Deoni ignari. Cassate fino a... Adesso dobbiamo solo aspettare che vengano deployati. Dai, prendete quella merda di capitale. Madagascar. Ah, mosca caduta nel mentre. Dai. Oh, abbiamo la capitale. Buono, abbiamo la capitale. E adesso dobbiamo difendere. Alla brutto dio. Qua stiamo tentando l'altro sbarco dall'altro lato. Oddio, potrei tentarissimo una roba del genere. Noi lab ce l'abbiamo qua. Qua. Tecnicamente, aspettate, dovrebbe mica esserci. No, perché non è un hub, la capitale è hub in quanto capitale, non il fatto che sia una capitale. E questo qua invece è il mio porto, immagino. Puttana Eva, ho fatto la puttanata, la capitale ci darà supply. Dobbiamo resistere. Ok, ok, siamo arrivati. Se Dio vuole, la strada per quel posto là è l'unica. Lo proviamo così, io che ne so. Ci sto provando da ogni lato. È successo. Mezzo crash il gioco. Starà rilasciando pezzi di Russia, no? 100%, no? Non so, più o meno. La guerra spagnola mi piace che intanto è ancora full swing, sta andando benissimo lì. Niente, niente, qua fermi. Qua ferma tutto, fermati. Ti difendiamo che questi qua stanno sciamando, figa. Risky business. Caduta della Russia, sì, il mio computer l'ha notata, la caduta della Russia. Attenzione perché le due truppe... Ma madonna mia, ferma tutto. A forza di fargli girare persone, cazzo, ce l'abbiamo fatta. E ora è solo una questione di quando arriveranno e se arriveranno in tempo. Madagascar è in fiamme, non sanno più che cazzo sta facendo. 400 casse, stanno bombardando l'ira di Dio, qualsiasi cosa si muova. Intanto noi ci muoviamo per cercare di andare a prendere quell'altro porto. Qui vorrei... No, non mi allargo. Qua aspettiamo che arrivi la cavalleria, siamo lì, dai. Potrebbe essere finalmente la fine di questa merdata che è stata sta guerra. Vai là sotto, vai là sotto. Qua cerca esattamente di tagliargli dietro. Fatepina, non riuscire a sfondare quello lì, comunque. Dai, Gnari. Dai che i cavalli sbarcano, puttana Eva. E poi, oh figa, però tutti sti lag. E io capisco che abbiamo problemi mentali, però... Giù, via. Me ne frega niente se non avete roba. Uno di voi almeno inizia a camminare, inizia a fare roba. Voi due, pinnate questi. Dai. Allarghiamoci, ci serve spazio vitale, non mi ricordo come lo dicono. Liebenspupaffen. Bravo, vai di là allora, che io vado di qua all'aeroporto. Figa, hanno gente che continua. Oh, dai, mi sto allargando. Probabilmente qui quattro là sotto moriranno. Ma moriranno da eroi. Siamo entrati, signori. Figa, finalmente. Final merda, ci siamo. Siamo dentro. Abbiamo i supply, abbiamo un piede dentro. Dobbiamo solo andare a salvare i giovani. Oh, porca di quella puttana. Ok, no. E questi qui sono tutti... Ritirati qua, fermati lì. O tu pushalo, fermati. Stanno tenendo pinnati un po' in giro. Dica. Hai doppia cavalleria. Buono. Ragazzi, sono stati sacrificati, ma è un sacrificio. No, proviamo a allontanarci. Proviamo a continuare a stare sull'aeroporto. L'aeroporto un po' di supply dovrebbe averceli. Almeno questi qua. Questi qui invece sono una merda totale. Qui ci siamo ricollegati. Attenzione, boys. Attenzione. Continui l'attack. Mezzi francesi, via. Brutta gente, ve lo dico io. No, ce l'hanno tagliato fuori. Stiamo fermi. Vediamo. Ok, sono ready supply. Vediamo se riusciamo a pushare qua adesso. Mentre i ragazzi là sopra continuano a arrivare su. Allargatevi. Ho dovuto fare uno sbarco da tre lati con le floating harbor per riuscire. No, niente, i giovani sono morti. Ci abbiamo provato, però Gnari avete portato a casa la vittoria contro questi qua, quindi ne è valsa la pena. Morti per la patria. Tanto, vabbè, lo vedete, è caduto, probabilmente non vedete la caduta, mi manca l'ultimo sbarco qua, quindi se ne riparlerà dopo per l'ultimo spezzone, se no veramente sarà eterna sta cosa. E invece,
contro ogni aspettativa, non serve andare a prendersi quel pezzettino di terra là in fondo, ci basta quello che abbiamo e io ho già attivato il nostro bellissimo focus per l'Holy African Empire, l'HR. Qua dice che il nuovo Kaiser Von Epp è riuscito a riprendersi tutta la Mittelafrica. Non seguiremo le orme di Berlino, ma riporteremo in auge le glorie del Sacro Romano Impero e riporteremo una luce in questo continente nero. E questa luce, amici miei, arriverà esattamente fra pochi secondi, perché ho messo a velocità 5 e quindi eccoci qua. De Illiges Afrikanisches Reich. Fa cagare i confini, veramente. Devo pulire tutto e non ci sarebbero stati grandi problemi. Ma tant'è. Come dice il Fate of Madagascar Claim, North Angola. Ma questo mi dà posso prendermi il Portogallo, eccetera, eccetera. Onestamente, ve la butto lì. Per me è fatto. Franz I, non è più Von Epp, Franz I, signor, è diventato padrone di questa Africa, di questo continente nero e può reclamarlo quando cavolo gli pare, senza che nessuno possa dirgli alcunché. Detto ciò, io chiudo qui perché siamo andati già oltre modo lunghi e preferisco rimanere nelle due puntate, ma se veramente c'è interesse, parlo di 250 like, io Gnari vi porto avanti il gameplay, anche se ve lo ripeto, i focus sono finiti praticamente, quello che ce la farà abbiamo fatto. Facciamo i confini più belli qui sotto, ci mangiamo pure la Francia qua e andiamo su a prenderci quello che ci spetta. Non lo so. Votate col portafoglio! Saluto e alla prossima disavventura, cari!